Il mazzo che andremo a vedere oggi è a mani basse uno dei mazzi più divertenti di tutta la season. Ho proprio voglia di giocare a Snap oggi. Vi ricordo, piccola premessa prima di far vedere il mazzo, che saremo live alle 18.30 per andare a spingere con i drop, andare a spingere con le ladder. E se ci rompiamo il cazzo di Snap, variamo. E vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare il gruppo Telegram, il gruppo Discord, il mio Instagram e anche il mio codice fiscale. La situazione è questa qui, siamo a 27-27 di rank, è un segno, punti snap 7730. Ah, e vi ricordo che nei drop, raga, collegare l'account di Valve Snap con l'account di account di Twitch, poiché non funziona se non collegate quest'ultima cosa e non potete ricevere i premi. Le ricompense consistono in dei boost con 2 ore di visualizzazione, con 4 ore 350 crediti e con 6 ore di live vi portate a casa una variant che non è premium, non è premio. E possiamo sfatare il mito che vanno soltanto pixel in queste variant, perché io ho trovato Iron Man, ok? Io non ci faccio nulla con Iron Man, visto che ne ho a bizzeffe di variante con Iron Man e anche di più belle. Però non è una pixel, e fatemi sapere qua sotto che cosa avete trovato. Spero per voi una pixel. Ora, il mazzo che andremo a utilizzare oggi è questo qui, che vede Mongol come punto di riferimento del mazzo, perché andremo a sdoppiare il nostro Abominio, andremo a sdoppiare la nostra Shulk. Sarebbe cosa molto buona e giusta andare a settare Mongol su Opsummer, così che andiamo a flottare 6 di mana, skippiamo il turno con Saspottino settato e faremo un turno 6 mostruoso con una 0-20 della Shulk e Abominio scontato chissà quanto con i vari Scorpion, Azmat, Ciclope, Red Garden. E se non ci vedete Red Garden, io vi consiglio o una Rogue oppure un umilissimo Shang-Chi, così per chiudere. E so che Azmat fa brutto vederlo senza Luke Cage, però vi spiego durante i game perché c'è Azmat senza Luke Cage. Ma anche perché Azmat funge di un ruolo un po' strano, nel senso che se noi ci accorgiamo che può avere il Saspot di turno il ragazzo, possiamo andare a giocare le nostre Shulk prima di settare Azmat, così che poi in qualche modo le Shulk vadano a essere di 9 di costo e aggiriamo in qualche modo il buon vecchio Shang. Adesso Saspot su Kiln è molto interessante questa roba. Forse quasi da Snap sta mano, sai? Cable, ok, forse non è tanto da Snap, perché io non so cosa potrebbe avergli dato Cable. Spero non la Shulk. Se la peschiamo Snap. Ok, vabbè, Opsummer e poi andiamo a settare Mongol. Ok? Opsummer, perfetto. Ok, va bene. Mongol, dai. Mongol sta. Mongol snap. Non si può non snappare qua, raga. Non si può per niente non snappare. Ok che ci abbiamo Abominio non settato. Cioè, è a 5, ok? È a 5. Possiamo dirlo che è a 5. Vediamo che ha beccato lui. Elsa Bloodstone and... Kitty Pryde. Guarda, noi ce l'abbiamo portata a casa comunque quella location in qualche modo assurdo. Perché, esatto, la Kitty Pryde se ne va via. Ok, è vero che lui c'ha Jeff. È vero che c'ha Jeff, ok, e che abbiamo Azmat. Va bene, molto bella come roba. Plottiamo. Plottiamo come se non ci fosse un domani e andiamo a settare le nostre Shulk in una maniera assurda. C'è un botto di punti. C'è un botto di punti turno 6. Ok, perfetto. Noi abbiamo vinto su Kiln, dai. Noi abbiamo vinto su Kiln. A mani basse abbiamo vinto su Kiln. Adesso possiamo in qualche modo evitare la Shulk con... così. Esattamente così. E si ritira. Capito? Andiamo a girare il buon vecchio Shang, perché andremo a buttare tutto qui, visto che qui era vinta. E con Azmat noi non facciamo Shang e vinciamo la partita. Cioè, sto mazzo è assurdo per le cose che puoi fare. Cioè, non si aggira tutto su una combo, ma in qualche modo vedi anche le circostanze dei campi, che ci è andato abbastanza bene con Kiln. Ci permette di fare altrettante giocate. Perfetto, va bene. Red Garden a 4 è un disastro, sai. Red Garden a 4 è veramente un disastro. Scorpio turno 2, raga, è fondamentale per Abomi. Vabbè, frate, che ti devo dire? Giochiamo la mista a sto punto, non giochiamo Scorpion. Facciamo flottare il nostro Saspot. Non mi dire che sei un destroyer che mi butterai Killmonger. Mondo assassino. Perfetto. Scorpion Wasp. Anzi, facciamo Scorpion qui e Wasp qui. Vai. Sì, è un destroy. È un destroy.
I've said Bubba. Time's up. Io non so come. Allora, se lui c'ha Scorpion. Sì, vabbè, Scorpion. Se lui c'ha Killmonger ha vinto. E questo è poco ma sicuro. Vediamo. Io non ho parole come ha vinto questo game, il ragazzo. Cioè, veramente, fai schifo. Cioè, mi permetto di dire, ragazzo, mi ha anche fatto le motte comunque. Cioè, non sei umano a farmi ste robe. Non sei veramente umano. Martyr, Enjoyer. Buongiorno, ragazzi. Va bene. Vai. Wasp. Skip. Krakoa, frate. Krakoa è molto buono, sai. Krakoa è molto buono. Penso che lo potremmo anche utilizzare in qualche maniera. Scorpion. È vero che se io metto Scorpion qui, in qualche modo mi dà l'Op Summer, sono un pochino nella merda io. Quindi Scorpion lo andrei a mettere qui, magari? Sperando che in qualche modo la location mi possa dare in qualche modo una mano. Cioè, non dico una mano, ma in qualche modo essere neutrale. A lui subito... Visible Woman. Allora, c'è da vedere che cosa può essere lui. Può essere un vivente o può essere un'Ela col vivente. C'è molta differenza con questa roba. E a sto punto, frate, io Red Guardian te lo butterei, sai. A sto punto Red Guardian qui te lo butterei. Anche se può essermi veramente utile. Altrimenti se lui fosse un coso, un robo, un vivente. Proviamo. È un vivente. Perfetto. Non lo so. Dipende tutto. Mi serve Ciclope in questo. Ok, mi serve Ciclope. Ce lo teniamo stretto, Ciclope. E Wasp la butterei qui. E butterei anche Misty a sto punto qui. E basta. Non farei nient'altro. Vediamo che gioca lui intanto. E poi ve lo diamo. Iron Lad che gli prende Oslaut. Madre. Insomma, non è bellissimo quello che sta per succedere. Non è bello quello che sta per succedere. C'è anche Red Hulk, frate. C'è anche Red Hulk, quindi insomma. E la Mongolla arriva tardi. La Mongolla arriva veramente tardi. Giochiamo solo Azmat, va. Giochiamo solo Azmat. Modok. No, Modok. Quindi era giusto. E mo c'è da vedere. E mo c'è è tutto da vedere. Se lui ha pescato. Vabbè, lasciando la Strange Academy. Se lui ha pescato. E dico, se lui ha pescato. Era. Non abbiamo da mandare. Facciamo così. Quanto per. In qualche modo. Non ha pescato Ela, perfetto. GG, my man. E comunque, cambiati il mazzo, cazzo. Perché cazzo giochi Ela ancora? Andiamo avanti, sperando di non intaccare in un altro Ela, altrimenti so veramente cazzi amare per noi, sai? Attume. Allora, subito Saspot. Saspot mi piace buttarlo qui. Ok. The Hood. Già che tu non l'hai messo sul mondo assassino, mi fai già pensare che tu sei un junk, ok? E dimensione dei sogni, va bene. E va bene. Flotta. Ok, la Mongola sarebbe il pane, frate. Sarebbe veramente il pane. Oh. Dai, io devo andare a riempire quel campo, quindi mi è molto comodo sta roba. Anzi, che facciamo? Facciamo un Misty qui e Wasp. E basta. E basta così. Volevi maledetto farmi quel giochino con Red Guardian. Non ce la fai, frate. Ok, Mongorla. Mongorla è ottimo. Mongorla è veramente ottima come roba. E il problema è che io faccio così. Mi chiuderei a mani basse.
Oh, boh. Bello. Bello così, frate. Bellissima sta roba. Volevi? Diciamo che giocare a Torney Junk è molto easy. È molto easy attualmente. Perché, cioè, te l'aspetti, frate. Te l'aspetti. C'è il mondo assassino e tu non mi giochi The Wood sul mondo assassino, tu me lo fai già capire, capito? Quindi attenzione anche a queste piccole cose. E buttate le vostre carte quando c'è il junk tutto a destra, altrimenti vi inculano. E noi non vogliamo questo, giusto? Skippiamo il turno, Votrelec, sei infinite. Tifo per entrambi, l'importante è questo. Sai che facciamo? GG, allora. E Scorpion. Cazzo, Davon, non ce la faccio a fargli Red Guardian, però, Non ce la faccio a fargli Red Guardian, and... Non mi dica che sei un altro pazzo che gioca il junk. Lascia che butto Upsummer qui. Pure boh, potrebbe essere anche un vivente per quanto mi riguarda. Ok. C'è la prio? Perché c'è la prio? E vogliamo tentare di fare Red Guardian. Anzi no, io dovrei fare la Mongol per essere... Io dovrei fare la Mongol. E skippare. Dovrei fare la Mongol e skippare. Cazzo. Gioco la doppia shoe. Io quando c'ho sta mossa, io per forza devo fare. Cioè, è troppo forte giocare un 0-20. Troppo forte. Ok. Angela. Kitty Pride. Un botto di mana si è preso. E a sto punto... Oddio. Ma se io faccio così... E flotto. No. E non mi conviene. Non mi conviene per niente. No, convenire non mi conviene. Devo skippare. Dai, devo skippare. Green Goblin. Ma come Green Goblin? Che vuol dire Green Goblin? Ok, vabbè. Sì. Uno. Due. Questa volta Azmat lo farei. E farei anche Red Guardian a sto punto. A sto punto sì. Però teoricamente non è malaccia come idea. Non è proprio per niente malaccia come idea. Ok, lui non abbandona... Ok. Dimmi che quello è uno Shang. Ok. Boom. Sai che godo? Sì, sto godendo di questa roba. Maledetto Cannonball voleva farmi la sorpresa. Voleva farmi la sorpresa con Cannonball. Maledetto. Comunque ce l'ho pinnato nel negozio. Io devo accumularmi questi 6k di token perché me lo devo shoppare anch'io. Sto maledetto di Cannonball. Io devo provarlo. E devo godermene per tutto il tempo che io non l'ho potuto fare. Misty Scorpion. Sai che quasi. Con calma. Valutiamo intanto il mazzo dell'avversario e poi vediamo se occorre o urge snappare. Ok? Misty. Buongiorno. Sokovia. Scartami l'alto evoluzionario. Mamma mia. Ok, quindi è un alto evoluzionario classico questo, mi verrebbe da dire. Scorpion. La domanda è, ce l'avrà Luke Cage in questo mazzo lui? Non lo so. Ecco, vedi. A me verrebbe da snappare, Shocker. Come faccio a non snappare? C'è il doppio abominio. Vabbè che... Non... Capito. Non ho fatto nulla di che. Io con abominio. Io la faccio comunque la Mongol per essere. Vediamo. Ok. Ok, alto evoluzionario non lo so perché l'hai giocato lì. Bello Azmat. Ma a sto punto farei Ciclope, frate, sai. Io farei Ciclope e poi Azmat forse me lo darrei. Sì, Ciclope lo faccio. Ok, lui si setta abominio. Va bene. Va benissimo così. Ora, noi come vinciamo? Vinciamo così. E basta. Qui abbiamo Ciclope settato.
Cioè, io penso che questa roba basti teoricamente per portarcela a casa. Cioè, lui che cosa avrà adesso da giocare? Ce l'ha, cioè, avrà Hulk. Ma se c'è Hulk da giocare, io basta e gli butto anche Abominio qua per vincere il game. Sai com'è? Capito, capito. Capito, tutto collegato, tutto collegato. E fortunatamente mi sono ricordato che il ragazzo c'aveva Hulk come ultima play da chiusura, ovviamente. Ma questa evoluzione che cazzo dovrebbe giocare? Scusami, Destroyer. Muse Morales, Infinite. Ma perché non c'è nessuna di Infinite? Ma che succede? Che è sta roba? Saspot, ancora, ancora, ancora. Dammelo sempre di prima mano, Saspot. Dammelo sempre di prima mano, ragazzi. Oh, cazzo. Con calma, c'è il Raft, Angela. Dammi Red Guardian e... ti assicuro ti posso fare le magie, ti posso fare. Ah, oh, godo. Godo, godo, godo. Godo. Ok che si prende il raft lui, però alla fin fine... gli butto via Angela comunque in questo Red Guardian, capito? Guarda quanto è bello. Boom. Kitty Pride, Jeff, ma va bene. Pezzo così. Red Hulk gli ha dato il raft. Ti rendi conto di questa roba? Vi rendete conto che gli ha dato Red Hulk il coso, il robo lì? E vabbè, io vorrei fare Azmat. Se io faccio Azmat, in qualche modo glielo paga uno a lui. Però a sto punto farei prima la Shulk. La farei prima la Shulk. Ok. Si prende la prio lui. È un disastro che si prende prima lui, però. È veramente un disastro questa roba. E poi? 1, 2, 3? Se gioca Shang, lui ha perso con Elsa Bloodstone. E alla fine io sono messa anche abbastanza bene così facendo. No, ma aspetta. Per rendere tutto ancora più giusto, giochiamo prima Azmat, poi Misty e poi Abominio. Teoricamente dovrebbe essere la play più forte. Vediamo se basta. Perché sta roba? No, ha buttato Red Hulk lì. Ha buttato Red Hulk lì. Ho sbagliato il 50-50. Non basta. Non basta, non basta, non basta, non basta. Ritornando sempre al discorso di quanto possono essere impattanti le location, capito? Il Raft gli ha dato Red Hulk e gli ha permesso di vincere. Cioè, solamente i campi possono battere sto mazzo, perché alla fin fine un altro mazzo qualsiasi non riesce a star lì dietro. A parte Luke Cage, ovviamente. Quando troviamo di fronte Luke Cage, sappiamo benissimo che noi abbiamo perso, perché Red Guardian è difficile che prenda giusto giusto Luke Cage, dato il suo 4 di forza. Per il resto è veramente molto divertente. Io vi consiglio, anzi vi straconsiglio di provare il mazzo. Ci vediamo pomeriggio, ragazzi. Allora,